Allora, questa è la ricetta delle ciambelle abruzzesi fatte che i patate. Ma ora lo dico quello che ci Qui ci metto. abbiamo le patate, poi no, Le patate. Prima si versa la farina. poi c'è la farina, La farina, lievito, lievito, aspetta che vediamo il buccia lievito, d'arancio buccia d'arancia, e il sale. del sale E basta. e basta. Vediamo un po' come questa funziona, via. Questo si procede così. Allora. Un attimo. Questo veramente ce l'ha messo troppa colla qua, perché? Allora, si versa la farina. Si fa fontana praticamente. Sì, adesso facciamo la fontana. Poi schiaccio patate, E si mettono le patate al centro. Senza sale vanno lessate le patate, aspetta adesso, ah no, le patate senza vero? sale. Ecco. Quante patate ci vanno da di solito? E secondo la quantità, per esempio, se ne fai 1 chilo, basta una patata, se è molto grande, basta una. Se sono piccoline, due. Ah, due. Se sono piccole, se questa è abbastanza grande. Buccia d'arancio. È una buona con l'arancia. Serve per aromatizzare l'arancia, vero? Sì, giusto per Le dare un po' di... ciambelline. Di sapore. Non ci vuole né cannella né niente, solo un po' di questo. Le antiche ricette, Sì, mia nonna, bisnonna, trinonna. vero? Proprio, Trinonna. tramandate, eh? Questo è forte. Oh, questa non esce niente, qua non È esce. bella dura. Sì, No, dura, è poca, è molto fine la buccia. perché sono fine arance. Con questo ho fatto il ciambellone. Ah, sì? Ciambellone arancia fatto con Ho quello. capito. Fine ma molto saporite. Questo è giusto per dargli un po' sapore, capito? Vabbè. Adesso aggiungiamo un po' di sale. Sale, un pizzichetto di sale. Lo zucchero non ci va. Ci Ah, va in ecco. ultimo quando sono fritte. Ah. Si scioglie il lievito di birra, acqua tiepida. Andrebbe fatto con il lievito naturale, però va Che bene poi anche c'è un così. nome il lievito naturale, oddio come si chiama, adesso non mi ricordo. C'è un nome. Sì. Quello che si fa per giorni e giorni, tocca Sì, si metterlo in lascia proprio il frigo. lievito della... si lascia la pasta. Si ritorna, rifà la ronda, si esce. Ecco Acqua l'arancia, tiepida. qui c'è stata un'altra patata, vedete? Io ho già assaggiato queste ciambelle, sono buonissime.
Me lo ricordo. Ecco che arriva il lievito. Ben sciolta qua tiepida. Si versa, si impasta piano piano, si lavora. Ah, dove si va messo il lievito? Piano piano va messo sì, il lievito. Sì. Si deve impastare bene con la roba. Con la farina, con la patata, con lo. Guardate quanto è brava mia suocera. Adesso tu dovresti aggiungere, per favore, un pochetto ancora di sale. Allora, fino appena un questa, po'. Così ancora. Questa è la mia mano, eh? Sì, un altro pochettino. Ecco qua, così. Molto perfetto. Bene, grazie. Ok. Il cameraman che aiuta la suocera. Così gli amici di YouTube poi seguono la tua ricetta, capito? E beh, sapendo quello che uno si deve, mettere. Certo, sì, sai, filmato è più bello, cioè capiscono di più. Queste sono le ciambelle abruzzesi. Si deve sempre lavorare, capito? Tratte dall'antica cucina popolese di Popoli, provincia di Pescara. Dai, in mezzo alle montagne. Fiume, mare, montagna. l'Abruzzo è bello. Popoli sta tra Sulmona e Bussi, no? Bussi nel Tirino, giusto? Popoli sta in mezzo tra Bussi, poi Prato la Peligna, sì, giusto? Sì, Sulmona. Sulmona. Dove fanno i confetti di Pelino buoni. 17 chilometri da Sulmona, Popoli Sulmona, quindi abbastanza vicino. Guardate come si impasta bene. E si deve lavorare, no, non viene niente di buono qua. E si aggiunge la farina piano piano. Eh sì, si deve lavorare, però vedi, si deve impastare bene dentro il lievito, non devi ben amalgamare. Praticamente fai una seconda fontana, diciamo, una fontana amalgamata. Eh sì, piano piano la farina si deve aggiungere piano piano, capito, la farina. Adesso una parte qua. Marcello, da una parte dovresti aggiungere ancora un po' di farina da una parte. Sì. Un attimo solo Italia che mo blocco perché questa è la prima fase. Beh, certo. La prima fase, mo adesso poi passiamo alla seconda fase dell'impasto. Certo. Sì, tanto questo è sempre così l'impasto, continua sempre.